Ragazzi, io me lo volevo portare su questa teoria perché nelle graduatorie della classifica di quest'anno 2024-2025 e dell'anno prossimo, da 2025-2026, quando si disputerà il campionato del mondo per club, ok? Quindi questo è il mio concetto chiave, quello che andremo a fare, perché ci sono tutte le 20 squadre, ad esempio, e come si metteranno. Quindi al primo posto c'è l'Inter a 94 punti. A 96 punti, ok? Poi c'è il Milan, ad esempio, che ha 95 o 93 punti. Quindi speriamo bene di questa cosa, ok? E in terza posizione con 71 punti la Juventus, ok? Poi sono arrivati tra le prime 5 e ci mettiamo anche la Lazio, che può arrivare in Europa solo in caso della qualificazione in Europa League, così come la Roma, ok? Poi c'è l'Atalanta in sesta posizione e la Fiorentina in Conference, ok? Perché il Torino vorrà dire la sua nel calciomercato, che farà, ok? Con un allenatore molto bravo. Quindi questo è tutto. Poi scendendo in classifica troviamo anche il Parma, che è stato promosso in Serie A, così come il Venezia e il Napoli, decima posizione, ok? Poi arriviamo da questa metà della classifica, tipo il Monza, ad esempio, con il Smerona e tanti altri come la neopromossa. E Como, ok, che Zanetti allenerà la squadra di Verona, ok? E a Empoli mettiamo un altro, tipo a un Baroni, ok? Che è molto legato con il Como oppure a Torino, non lo so. Poi vendiamo. E Juric ha messo in panchina a Empoli. Quindi speriamo bene. Va bene? E poi tra queste tre ci metto in Genoa con la con il Cagliari, Savo, con i Ranieri, e ci mettiamo un altro allenatore che non so come si chiama, e un altro, ok, e un'altra squadra che
farà molti gol, quindi sarà quello italiano a Bologna. Quindi questo è tutto. E ci mettiamo nelle retrocessioni le tre squadre. Quindi questo è tutto dal calendario della Serie A e delle partite, ok? Quando si disputeranno il 17 agosto. Quindi questo è perché il 14 c'è la Supercoppa UEFA, che si chiama la Supercoppa Europea. Quindi questo è tutto tra l'Atalanta e Real Madrid. E speriamo che l'Andrea riuscirà a portare quella coppa, mantenendo così Gasperini e all'Inter a Inzaghi. Quindi sono queste le scelte. Quindi tu dormia e riappare anche Sarri oppure Allegri, non lo so, ok? E Milan a Fonseca e Napoli soprattutto a Conte, perché vuole portare con sé Lukaku e Chiesa per il mercato che farà in Napoli di De Laurentiis, ok? Ho solo queste notizie da darmi e basta, e non aggiungo altro. Quindi questo è tutto il mercato che dobbiamo fare. Quindi ho commentato la classifica e il calendario delle partite che verrà a giocare la prossima stagione da 2024-2025. Poi vendiamo, ok? Quindi sempre fino alla fine e sempre Forza Juve, ok? Quindi mi dico solo questo, non aggiungo altro. Però una cosa è uscita dal mondo del calcio europeo, perché Agnelli ha vinto la sentenza contro le plusvalenze. Gioca quello del tennis, la finale. Te la posso vedere qua? Poi c'è un altro. Quindi No, che ci sta per terra qua? Tutto sporco. si deve spazzare. Tutto sporco è lì. Poi Ma perché è sporco? No! Sporco, il sì, mio. ok, va bene. E poi Ti ho fatto arrabbiare. no, signora. La vedi pure tu con me? Sì, tra poco. Sai chi gioca? Tra poco. E poi. Gioca Giga. Sì, gioca Su lei. che canale è Eurosport? Non saprei. Oh, Eurosport. Non saprei. Dai. 58. No, mi sa, no, no, su questo. Aspetta, fammi leggere qui. Sai che non era Rai Sport. E risport, sì. Eurosport. Ma no, questo è Rai Sport però. Eurosport canale. 210 e 211. Canale tipo. Sì, prima quello, ma poi ha vinto anche la sentenza. Quindi mi raccomando, perché la FNGC crollerà.
Quindi mi raccomando, io ce l'ho con Oro, non ce l'ho con la Juventus. Ok? Sempre e comunque io la difendo la squadra. E sempre la difenderò, ok? Da tutto e contro tutti. Contro tutti e tutti. Ok? Quindi questo è. Perché i pagliacci sono loro. Non siamo noi. Loro sono i manager del calcio. Ok? Quindi mi raccomando, Quindi fate un'iscrizione e lasciate un like e attivate tutti i contenuti che non mi prendete ulteriori aggiornamenti e commenti. Quindi mi raccomando. E questo è tutto, quindi sono questo amico e buona giornata a tutti e buon venerdì a tutti.